Ultimamente non c'è settimana che non si parli dei look audaci di Ilaria Blasi. Dal palco allestito a Piazza del Popolo, a Roma, va in onda, ma è stato registrato a giugno, il Wilm Summer 2018. Lo conducono Lady Totti, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, e non c'è stata puntata in cui le scelte di look di Ilaria non siano finite in pasto ai social. Sin dalla prima, gli abiti sfoggiati dalla conduttrice hanno diviso i fan. La maggior parte non ha gradito il suo stile tutto trasparenze e biancheria intima in bella vista. Sempre bellissima e super sexy la Blasi, ma sui suoi gusti in fatto di vestiti molti telespettatori hanno forti dubbi. Anche l'ultima puntata? Quella di giovedì 26 luglio 2018, è finita con una valanga di critiche su Twitter. Nemmeno la quarta sera Ilaria ha optato per la sobrietà. Ha indossato un body nero avvolto da un vestito di tulle fucsia con cinturone di vernice scura e stivaletti di pelle bassi. I capelli li ha tenuti raccolti in un semplice ed elegante chignone e il make-up era poco evidente, per nulla elaborato. Lei, d'altronde, ha un viso così bello che non ne ha bisogno. Continua dopo la foto, commenti impietosi sui social. Ilaria vestita in quel modo sembra tipo quelle decorazioni del tavolo ai 18esimi. Capisco che ci siano le zanzare, ma vestirsi da zanzariera è un po' esagerato, hanno scritto i telespettatori in rete. Ma chi la veste la Blasi? Ne avessero azzeccato uno di vestito, eppure lei è bellissima. E ancora, Ilaria, te prego, cambia stilista. Ti hanno vestito come una tenda eppure brutta questa sera, ma chi la veste Ilaria Blasi? Malgioglio. No, perché altrimenti non si spiega. Continua dopo la foto, ma ormai si sarà abituata. Anche durante Balalaika, lo show di Canale 5 sui mondiali di Russia 2018, parecchi utenti non sono stati teneri con i suoi look. Ma lasciamo un attimo da parte la Ilaria sul palco, o in studio, e passiamo alla Ilaria in vacanza, sulla spiaggia di Sebaudia. Qui, molto probabilmente, scatteranno più complimenti che critiche feroci. Dopo un anno e un'estate lavorativi molto intensi, è tempo di relax, adesso, per la Blasi che, insieme ai figli e al marito, come ogni anno si è rifugiata nella località balneare in provincia di Latina. Continua dopo le foto, vacanze sì, ma con paparazzi inclusi. Sono stati quelli di Spia a immortalare Lady Totti in un bikini fucsia e nero, che mette in risalto le sue curve strepitose. Che fisico! Meravigliosa Ilaria! Décolleté perfetto. Capelli biondi sciolti, occhiali scuri. Sorriso ed espressione rilassata.
non passa certo inosservata sulla spiaggia di Sabaudia. E Francesco Totti? Il pupone in questi giorni è impegnato nel torneo di padel che si svolge sempre a Sabaudia.